Benvenuti alla diretta di oggi riguardante il caso Charlie Gard. È l'ultima diretta prima della sentenza che tra qualche ora potrebbe arrivare riguardante la vita del bimbo. Noi seguiremo anche domani la vicenda, sapendo che la sentenza potrebbe anche slittare a giovedì. Dalle ultime informazioni che abbiamo, tanto fatemi salutare Prisca Vegni, Mirko De Carli, reduce lo straordinario successo di Pesaro, lo ha parlato davanti a 30.000 persone. Saluto Flaminia Longobardi, Alberto Agus, anche lui reduce da una 3 giorni di impegni con Gianfranco Amato in terra sarda, Leonardo De Stefano, Giovanni Pennella, Anna Russo, Gloria Callarelli. C'è Elisabetta Montanelli, l'abbraccio caramente. Vi chiedo davvero di invitare i vostri amici alla diretta di oggi. Parleremo di alcune questioni molto importanti. Sono legate alla sentenza stessa, che, come ho detto, domani alle ore 15 vedrà a iniziare il dibattimento in alta corte britannica. Intanto fatemi salutare Giovanni Fiori, Cinzia Gioia, Fabio Cesari, Bobak Falamachi, Mary Rossi, Giuseppe Annichino, Leonardo De Stefano, Gerardo Astore, Massimiliano Esposito, Silvana Scuccia. Vi chiedo tutti le solite 3 cose. È arrivato anche Marco Fasulo del gruppo preghiera Popolo della Famiglia, e mai come questa notte davvero c'è bisogno della preghiera di tutti noi affinché, come ho scritto in presentazione, illumini Dio il cuore duro del faraone. Barbara Putignani, Claudia Polletti, Anna Russo, Nicolò Marino, Gabriella Maglia di Arezzo, Mauro Turrini di Riolo Terme, dove abbiamo tra l'altro appena insediato il gruppo consigliare del Popolo della Famiglia, Rosa in onore agli esposti, Fabrizio Delle Piane, Alessandra Tumino, Verdiana Lecca. E allora, vi dicevo, i soliti 3 atti, se potete, se volete, un mi piace alla diretta, un condividi sul vostro profilo affinché le persone possano seguire in diretta i vostri amici direttamente le cose che abbiamo da dire, e invitate poi direttamente gli amici a seguire la diretta di oggi. Come avete visto, oggi hanno parlato i genitori di Charlie Gard, il TG1 ha aperto proprio una bella immagine con il titolo Grazie Italia. I genitori di Charlie Gard hanno ringraziato esplicitamente i sostenitori italiani della loro causa insieme a quelli americani. Vi dico subito che i genitori di Charlie Gard, con cui siamo in contatto direttamente, hanno in realtà una preferenza per portare Charlie in una struttura statunitense, al Presbyterian Hospital preferibilmente. Ci sono 2 strutture possibili, una a New York e una a Baltimora, ma sono davvero molto grati alla mobilitazione evidentemente degli italiani e del Santo Padre attraverso la Santa Sede con la disponibilità del Bambin Gesù. Allora, noi arriviamo alla questione. Adesso ne parliamo subito. Luigi Acomi dice che si sente male. Io spero che la diretta sia fruibile e fluida. Ditemi voi. Se qualcuno sente male, stacca e riattacca. Allora, Maria Elisabetta Governatori ringrazia per lo splendido lavoro che facciamo. La 3 giorni con Gianfranco Amato in Sardegna ha permesso di unirci alla lotta e alle preghiere per il piccolo Charlie. Saluto Paul Freeman e Andrea Sofer, cioè Paolo Cilia e Emiliano Fumaneri. Saluto Cristina Cecchetti, che mi dice che si sente benissimo, quindi la diretta dovrebbe essere fluida. C'è anche Don Francesco Colamonaco. Vi prego di, se avete delle difficoltà, staccare e riattaccare la diretta, perché in questa maniera riusciamo ad avere una fruizione buona per tutti coloro che stanno seguendo. Allora, vi dicevo, fermo restando il mi piace, il condividi sulla vostra pagina e l'invito agli amici a partecipare alla diretta, ora vi darò un po' di notizie sulla giornata di domani, che è una giornata determinante, ovviamente.
Ho scritto in presentazione non solo per la vita di Charlie, per la vita di Charlie evidentemente, ma anche per la civiltà giuridica europea. Dobbiamo avere chiaro questo elemento. La partita che si sta giocando è una partita sulla pelle di un bambino ed è ovviamente fondamentale che il bambino sopravviva, che il bambino sia curato, che gli sia applicata la nuova cura, cioè il nuovo protocollo che viene immaginato da me, da un team di medici, tra cui anche medici italiani del Bambin Gesù. Quello che è fondamentale, saluto Luca Campisi del Popolo Famiglia di Riccione, che ha dedicato il circo di Riccione del PDF a Charlie Gard, una bellissima iniziativa. Tra l'altro a Riccione stiamo lavorando per andare al governo della città dopo il bellissimo risultato elettorale, quindi un saluto particolare agli amici di Riccione che hanno intitolato a Charlie Gard il circolo PDF della città. Davvero una bella iniziativa. Allora dicevo, al di là però della vicenda individuale di Charlie, la questione fondamentale oggi è la civiltà giuridica europea che attraverso la questione di Charlie Gard prende una decisione determinante, cioè può un terzo rappresentante dello Stato decidere la soppressione di un essere umano contro la volontà dell'essere umano stesso e di coloro che lo definiscono e lo governano, chiamiamolo giuridicamente, cioè contro un bambino che non può esprimere la sua volontà e i genitori che invece lo esprimono in senso contrario? Questo caso non ha precedenti nella storia civile giuridica europea. L'importanza di questo caso è dunque nella determinazione del fatto se può o meno un soggetto terzo, rappresentante lo Stato, sopprimere in nome del diritto e dell'uso della forza che viene consegnato alle strutture dello Stato, sopprimere un suo cittadino. Diciamo subito, il giudice, perché questa cosa è incredibile, è che questa vicenda verrà determinata con l'udienza di domani, lo ripeto, potrebbe andare fino a giovedì il dibattimento processuale prima di avere la sentenza, da un solo uomo, un solo uomo. La decisione verrà presa da un uomo, da un rappresentante dello Stato, cioè il giudice dell'Alta Corte britannica, nominato peraltro nel 2016 di fresca nomina all'Alta Corte britannica, che si chiama Nicholas Francis, 58 anni, di prima nomina all'Alta Corte britannica, assegnato al dirimere le questioni del diritto di famiglia. Si chiama così, sappiatelo, si chiama Nicholas Francis, ha 58 anni e ha già deciso, questo è un elemento che io trovo molto grave dal punto di vista della procedura proprio scelta dai britannici, ha già deciso su Charlie. Quando? 100 anni fa? No, l'11 aprile scorso, Sir Nicholas Francis, anzi come si dice in termini giuridici inglese, Mr. Justice Francis, ha già emesso sentenza avversa alla vita di Charlie Gard l'11 aprile del 2017, cioè stiamo parlando di neanche 90 giorni fa. Neanche 90 giorni fa il giudice Nicholas Francis ha emesso una sentenza che oggi voglio leggere con voi, perché è una sentenza molto ampia, molto dettagliata, che richiama l'elemento giuridico che volevo sottolinearvi, cioè il diritto dello Stato di decidere l'uccisione di un suo cittadino contro la sua volontà. Lo richiama come elemento ideologico, voglio dirvi questo, cioè dice io ho il diritto di prendere questa decisione. Dice la sentenza, cosa che per esempio in Italia non sarebbe possibile, un giudice in Italia non potrebbe determinare questo tipo di decisione. La novità giuridica di questa vicenda è che il giudice Sir Nicholas Francis, nella sentenza dell'11 aprile 2017, afferma il diritto di essere colui che decide perché
perché mi viene sottoposta una controversia tra la struttura medica che vuole staccare la spina e i genitori che non vogliono staccare la spina. Io decido, dice la sentenza, ed è dipende da una sentenza molto articolata, non è una sentenza apodittica, le motivazioni sono tutte molto articolate, giuridicamente anche molto salde. Perché? Perché partono da una premessa sbagliata, è la premessa che noi dobbiamo contestare, la contestazione che noi dobbiamo. Per questo serve una maturazione politica della riflessione del nostro popolo. Che non stiamo parlando di un caso emotivo in cui, oddio, piangiamo per Charlie. No, dobbiamo riuscire a capire la dimensione giuridica del problema. E allora noi dobbiamo contestare in premessa la possibilità che un giudice, che una persona, che il signor Nicholas Francis di 58 anni possa decidere sulla vita di un essere umano in funzione del proprio ruolo di funzionario dello Stato. È questo l'elemento che è in discussione. Invece, purtroppo, la sentenza dell'11 aprile 2017, neanche 90 giorni fa, si apre con l'assunzione di responsabilità e dice il giudice: io posso decidere, sono stato chiamato come arbitro, quindi la decisione mia è legittima. D'accordo? Nella civiltà giuridica italiana, nella civiltà giuridica europea, questa possibilità è negata da secoli. Si può tornare a dei delitti e delle pene, a Cesare Beccaria. Sono secoli che non si può fare quello che viene fatto in questo caso in Gran Bretagna, cioè che un singolo esponente dello Stato possa avere il diritto giuridicamente fondato di sopprimere un cittadino terzo. Non a caso l'Europa non ha, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in nessuno dei suoi ordinamenti giuridici la pena di morte. We don't have death penalty, I'm saying, Gianna Jessen. Ringrazio Gianna per lo straordinario supporto. Thank you really for your support in questa battaglia dove il mondo pro-life americano ha svolto un ruolo decisivo. American pro-life was absolutely fundamental on this battle. Thank you to Gianna Jessen. Once again, thank you, Gianna Jessen. È arrivata anche Paola Belletti. Paul Freeman sottolinea giusto, è la premessa che va criticata, è l'impostazione giuridica inglese che è fallace per motivi storici, per motivi legati alla nostra civiltà. Lo ripeto, sono 7 decenni che il nostro sistema giuridico continentale, cioè tutto il sistema giuridico europeo, diciamo dell'Europa occidentale, prevede l'impossibilità della soppressione di un altro essere umano per decisione di un funzionario dello Stato. Questa è una determinazione fondamentale. Vi chiedo davvero di fare un mi piace alla diretta, un condividi sulla vostra pagina, sul vostro profilo e un invito diretto ai vostri amici a partecipare a questa diretta perché noi dobbiamo capire fondamentalmente qual è la posta in gioco. E se capiamo qual è la posta in gioco, noi riusciamo a costruire un passo avanti di consapevolezza, chiamiamola giuridica e politica, del mondo cattolico che non deve rimediare solamente a una questione, diciamo così, emotiva in questa vicenda. Deve portare avanti una fondamentale battaglia di civiltà giuridica e politica. Irene Staiano scrive: questo è nazismo, e tra poco arriveremo anche a questo punto. Dicevo, nella sentenza molto articolata, già scritta da Nicholas Francis, il giudice che deciderà anche questa volta, ripeto, con una procedura a mio avviso non precisa, perché se io riaffido lo stesso caso alla stessa persona, devo pensare che lui abbia lo stesso tipo di approccio rispetto al caso. Qual è la novità? La novità che viene sottoposta
è una novità secondo cui il Great Ormond Street Hospital, cioè l'ospedale che è in cura Charlie, dice al giudice Nicholas Francis: guarda che è arrivato un protocollo internazionale di cura che darebbe il 10% di possibilità di riuscita sul caso di Charlie. Attenzione, nel caso di Charlie, il giudice, lo stesso giudice che domani deciderà su Charlie, ha già scritto che secondo lui le cure su Charlie sono sostanzialmente inutili e dolorose. E dunque l'unica cura da fare è staccare il ventilatore e dare cura palliativa fino alla morte di Charlie, sostanzialmente per soffocamento. Lo ha già scritto Nicholas Francis. Dice: le evidenze mi dicono che ha una condizione di encefalopatia grave e che dunque qualsiasi cura nucleosidica non potrebbe avere effetto nel caso di un bambino affetto da encefalopatia grave. Questa è tutto scritto nella sentenza. Giovanni Battista chiede: ma questo giudice è anche un ricercatore? No, però assembla tutte le informazioni che il Great Ormond Street Hospital gli ha fornito, e ovviamente nella sentenza prossima non potrà smentire queste affermazioni che già sono scritte nella sentenza. Nella sentenza dell'11 aprile Nicholas Francis già scrive queste asserzioni. Dice: le cure nucleosidiche, cioè il progetto che è stato avanzato anche in questi giorni, non possono avere effetto nella vicenda di Charlie, perché Charlie è affetto da encefalopatia grave. Per questo oggi, questa è una novità importante, la mamma di Charlie Gard ha detto esplicitamente e pubblicamente, lo ha riportato anche la BBC. Io per questo ho voluto fare la diretta oggi, per darvi tutti i dettagli della vicenda, altrimenti non si capisce quello che sta accadendo. Ha detto chiaramente: la nuova cura può portare benefici anche a livello encefalico. Questa è stata l'affermazione non casuale di Connie, cioè della mamma di Charlie. Ha detto questo perché questo evidentemente è l'elemento di novità su cui si giocherà la partita in tribunale domani, e ripeto, la sentenza probabilmente arriverà giovedì, sul fatto che la nuova cura avrebbe la possibilità di migliorare anche la condizione encefalopatica di Charlie. Dunque questo elemento è l'elemento di novità non a caso sottolineato da Connie durante la diretta, durante la manifestazione di oggi, in cui sono state anche consegnate le firme raccolte in tutto il mondo per la petizione, diciamo così, a sostegno di Charlie. Quindi qual è la partita in corso? Il giudice Nicholas Francis, lo stesso che giudicherà domani alle ore 15 ora italiana, 14 ora londinese, la vicenda Charlie Gard, dice: le cure su un malato così gravemente compromesso a livello encefalico non possono avere effetto, bisogna solo staccargli la spina e farlo morire con dignità. La novità sottolineata oggi in un intervento pubblico della mamma di Condi, la mamma di Charlie, è che la cura, secondo la mamma di Charlie, può avere effetto anche a livello encefalico. I genitori di Charlie Gard preferirebbero, come ho già detto, che la cura fosse svolta negli Stati Uniti, e si sta preparando, insomma, l'eventuale trasbordo di Charlie dal Great Ormond Street Hospital agli Stati Uniti, con un volo che è complesso, insomma, sicuramente una vicenda complicata. Quello che dobbiamo avere chiaro è che questo è il quadro giuridico della questione. La sentenza, come ve l'ho raccontata, come ve l'ho letta, cioè l'assunzione di responsabilità del giudice che dice: io posso decidere.
Non è vero che non posso decidere, lo dice in premessa. Dopodiché, questa è la situazione clinica di Charlie. Secondo me, sentenza 11 aprile 2017, poiché è così malato a livello di encefalopatia, così malato a livello complessivo e poiché le cure non hanno effetto sul soggetto encefalopatico, dunque staccare la spina e sopprimerlo. Novità rappresentata dal nuovo protocollo di cure che viene sottoposto all'attenzione del giudice. Il giudice dovrà valutare se questo 10% di possibilità è concreto oppure no. Saluto anche Assuntina Morresi che è arrivata alla diretta, saluto Michela D'Adamo, Simon Pietro Carta, Gustavo Rezzatori, tutti gli amici che stanno seguendo queste parole. Questo tipo di dinamica è la dinamica che dobbiamo seguire e attenzionare, perché su questo punto noi dobbiamo, lo ripeto, contestare in premessa la possibilità del magistrato, organo monocratico, di decidere la soppressione di un cittadino che non può difendersi e i cui difensori sono contrari alla soppressione. E pensate un po', dal punto di vista giuridico, cosa fanno durante questa fase di tribunale? La rappresentanza dei diritti di Charlie non viene assegnata ai genitori, ma la rappresentanza dei diritti di Charlie viene assegnata a un altro funzionario dello Stato. Il quale altro funzionario dello Stato, nel caso dell'11 aprile 2017, cioè nel caso della prima sentenza, si è espresso for best Charlie's interest, cioè per il migliore interesse di Charlie, a favore della soppressione di Charlie stesso. Abbiamo chiaro il quadro giuridico? Decide un organo monocratico, decide domani, la sentenza forse giovedì, ed è lo stesso che ha deciso l'11 aprile, ha deciso per la soppressione di Charlie, ha detto che è legittimo che decida lui, ha detto che Charlie è gravemente malato e la sua encefalopatia non crea condizione possibile per una cura nucleosidica. La novità è che noi portiamo domani in tribunale un protocollo di cura che, diciamo, poter essere anche curativo a livello encefalopatico. La rappresentanza dei diritti di Charlie in tribunale non è dei genitori di Charlie, ma di un altro soggetto, si chiama The Guardian, che fa da tutore degli interessi di Charlie e si è già pronunciato giuridicamente a favore della soppressione di Charlie. Marilena Sciarrone fa una buona domanda: sulla base di quale mandato? Sulla base del mandato del giudice monocratico. Spero vi sia chiaro il quadro e spero vi sia chiaro perché chiedo per stasera, stanotte e domattina preghiere affinché il cuore del faraone si intenerisca, perché è un cuore di pietra evidentemente. Ma dobbiamo averlo chiaro questo, perché questo è il quadro giuridico attorno al quale stiamo vivendo questa vicenda e, come dice bene Daniela Pilla, è ovviamente anche un fatto politico di scontro fra tanti interessi e da tante realtà che si sono spese su questa vicenda. Gli inglesi stanno capendo quello che succede? Buona la domanda di Corrado Fantini. Gli inglesi non sono particolarmente appassionati al caso di Charlie Gard. Non a caso, oggi la mamma e il papà di Charlie hanno ringraziato gli americani e gli italiani. Senza Trump e il Papa, lo diciamo con franchezza, senza Trump e il Papa non si sarebbe mosso nulla. La forza in più dal punto di vista della base che ha smosso anche Trump e anche il Papa in Italia e in America è stata certamente determinante. Quindi buono, fondamentale il lavoro dei cattolici italiani, ottimo il lavoro del mondo pro-life americano, sempre più protagonista politicamente, come dice Gianna Gessen in alcune sue interventi anche qui durante le nostre dirette. We need to be involved in politics, abbiamo bisogno di entrare in politica, e questo è quello che fa il popolo della famiglia, come sapete, ed è l'opzione che andiamo
chiedendo e predicando, diciamo così, da oltre un anno e mezzo, nonostante fuoco amico e nemico, ma questo è quello che occorre fare. Questo è ciò che occorre fare. Avere chiaro il quadro giuridico della questione, intervenire rispetto al quadro giuridico della questione, essere organizzati per riuscire a dare una risposta concreta che sappia cambiare le questioni quando sembrano immodificabili. Ricordiamolo che noi il 27 di giugno abbiamo avuto dalla CEDU una condanna a morte di Charlie che sembrava definitiva, ma le nostre preghiere, la nostra azione, la nostra organizzazione, la nostra voce alta ha fermato quella condanna di morte. E oggi siamo arrivati al 9 di luglio sera e al 9 di luglio sera abbiamo ancora Charlie vivo con la speranza di poter vincere anche domani in tribunale. Saluto anche Rogerio Gentili Vieira dal Brasile. Il Brasile è anche uno dei pochi altri paesi dove sono state realtà organizzate di preghiera per Charlie Gard. Saluto Emanuele Robue. Si creerebbe un precedente se mettono in atto la sentenza di morte per il piccolo Charlie? Ancora peggio, Emanuele, sarebbe una sorta di legge, perché come ho spiegato in altre dirette, il regime britannico giuridico si regge sulla cosiddetta common law, non è come da noi che esistono i codici, da loro esistono i precedenti. Quindi una sentenza, la sentenza del giudice Nicholas Francis sarà precedente e dunque legge per le successive possibilità. E io sono convinto che dietro questa vicenda così enorme ci sono gli interessi economici di chi vuole in Gran Bretagna, ma questo storicamente da decenni, una sanità organizzata secondo i costi del malato per la collettività. Gianna Jessen dice: Politics is not the only answer, but it's poor strategy to ignore the arena of those who make crucial decisions. Esattamente. La politica non è la sola risposta, perché la vita non è la politica, ma è una strategia povera quella di chi immagina che non si sia presenti nell'arena dove vengono prese le decisioni. È perfettamente delineato quello che noi da tanto tempo andiamo dicendo. Ivana Pecora scrive: vorrei ricordare a tutti che Maria Linolfi l'anno scorso aveva previsto tutto ciò e fu criticato tantissimo. E poi c'è stato il caso di J-Fab. Il caso di J-Fab mi ha portato, come sapete, la sospensione da Facebook, l'esecrazione su tutti i mass media, il deferimento all'ordine dei giornalisti, perché avevo fatto riferimento al nazismo. Eccoci qua. Eccoci qua. Daniela Pilla dice chiaramente: col common law, se Charlie fosse soppresso, si aprirebbe una casistica terrificante. Ora, vorrei davvero che fosse chiaro a ciascuno di noi, dunque, l'azione necessaria insieme alla preghiera, insieme alla mobilitazione, ma la comprensione dei fenomeni che deve essere assolutamente costruita con precisione analitica. Daniela Pilla dice: bisogna fare pressione su Boris Johnson. Boris Johnson, il ministro degli esteri britannico, purtroppo è un esponente dell'ala liberal dei conservatori, molto vicino alle posizioni LGBT ed è totalmente contrario alla sopravvivenza di Charlie Gard. Roberto Gramaccia propone ironicamente lo scambio Charlie-Gianna Nannini. In effetti sarebbe uno scambio da proporre. Saluto Dario Dariolo, saluto Silvana Scuccia, Vladimiro Campello dal Friuli Venezia Giulia che dice: politica e preghiera. Massimo Dal Passo, vi chiedo davvero a tutti un mi piace, un condividi alla diretta e invitate i vostri amici a partecipare a questa diretta perché ci stiamo adesso per andare dentro il nodo cultural-politico fondamentale di questa storia. Quindi vi chiedo davvero un mi piace, un condividi, un invito diretto ai vostri amici. Paul Freeman dice: in Italia è fondamentale rispolverare la base giusnaturalistica del diritto,
perché il solipsismo dello Stato e delle istituzioni che decidono e se la cantano e se la suonano è davvero sotterraneo e pericolosissimo. È così, ha ragione Paul Freeman, assolutamente così. Il 4 luglio ho celebrato la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti perché è una dichiarazione di indipendenza fortemente giusnaturalistica. E noi o abbiamo un approccio giusnaturalistico a queste vicende o altrimenti il processo secondo cui il singolo rappresentante dello Stato, domani il signor Nicholas Francis, 58 anni, giudice dell'Alta Corte Britannica dal 2016, può decidere sull'esistenza di un essere umano. Perché? Con qual diritto? Solo un approccio giusnaturalistico impedisce questa barbarie. Altrimenti arriviamo alla situazione che ho descritto da tempo, da prima del caso di Charlie Gard. Serve una mobilitazione davvero, una mobilitazione piena, e voglio leggervi oggi, sabato sera, un'omelia. E prestate attenzione per 2 minuti. Questa volta la lettura è un pochino più lunga, 2 minuti, sono 120 secondi. Se si afferma e si accetta il principio secondo cui possiamo uccidere i nostri fratelli improduttivi, calamità e sventura si abbatteranno su di noi quando diventeremo vecchi e deboli. Se permettiamo che uno di noi uccida chi è improduttivo, la sventura si abbatterà sugli invalidi che hanno esaurito, sacrificato e perduto salute e forza nel processo produttivo. Se permettiamo che uno di noi elimini con la forza i nostri fratelli improduttivi, allora in linea di principio l'omicidio diventa ammissibile per tutti gli esseri improduttivi, i malati incurabili, coloro che sono stati resi invalidi dal lavoro o dalla guerra, e noi stessi quando diventiamo vecchi, deboli e quindi improduttivi. Basterà allora un qualsiasi decreto che ordini di estendere il metodo messo a punto per i malati ad altre persone improduttive, a coloro che soffrono ai polmoni, ai vecchi deboli invalidi, ai soldati gravemente mutilati. A quel punto la vita di nessuno di noi sarà più sicura. Una qualsiasi commissione ci può includere nella lista degli improduttivi, a suo giudizio diventati inutili. Nessuna polizia, nessun tribunale indagherà sul nostro assassinio, né punirà l'assassino come merita. Chi potrà più aver fiducia di un medico? Potrebbe denunciare il suo paziente come improduttivo e ricevere istruzioni per ucciderlo. È impossibile immaginare quali abissi di depravazione morale e di generale diffidenza persino nell'ambito familiare toccheremmo se tale orribile dottrina fosse tollerata, accettata, messa in pratica. Ecco, questa è un'omelia sul tema dell'eutanasia. E adesso vi sfido quasi, vorrei sapere da voi, scrivetemelo, secondo voi di chi è questa omelia. È un'omelia fortissima, bellissima e perfettamente adeguata a quelle che sono le esigenze del caso Charlie Gard, anche se non è direttamente legata al caso di Charlie. È una omelia che descrive perfettamente i percorsi per cui si va dalla teorizzazione dell'omelia dell'eutanasia all'uccisione sommaria. C'è chi ha detto padre Maurizio Botta, lo dicono in due, mentre ha indovinato invece Emiliano Fumaneri, ricordando che questa è l'omelia del 3 agosto 1941 del cardinale von Galen. Non è Caffarra, non è Iapicca, vedo che non è Papa Benedetto, non è Crepaldi, tantissimi hanno partecipato. 3 agosto 1941, cardinale von Galen
in risposta all'Action T4. Attenzione, questa omelia così bella, così evidentemente moderna, state dicendo Cardinale Negri, Cardinale Caffarra, Padre Maurizio Botta, quindi tutte persone contemporanee. E invece stiamo parlando di un'omelia del 1941, c'è cioè chi dice Don Massimo Lapponi, Don Filippo Cotroneo dice oggi ho detto più o meno le stesse cose. Signori, 3 agosto 1941, Cardinale von Galen a seguito della Action T4. L'Action T4 è un procedimento giuridico eutanasico che durò dal 39 al 41 con la soppressione dei malati di mente. Quando il 3 agosto 1941 von Galen scrisse e disse, pronunciò questa omelia a Münster, le SS proposero immediatamente a Hitler di arrestarlo. Venne proposto immediatamente a Hitler di arrestarlo, perché se ne comprese la forza assoluta. Hitler, dico Adolf Hitler, non solo non lo arrestò, ecco Massimiliano Amato che cita il Leone di Münster, d'altronde una delle letture preferite di Gianfranco Amato, quindi non solo non lo arrestò, ma sospese la Action T4, che infatti lavorò dal 39 al 41, facendo 70.000 morti tra i disabili e i malati di mente. 70.000 morti, originati da una vicenda Charlie Gard, cioè da un bambino encefalopatico che i genitori chiesero a Hitler di poter sopprimere. E si fece tutta una propaganda intorno al quanto era buono il Führer che permetteva la soppressione di questo bambino. Da allora 70.000 morti dal 39 al 41, quando il 3 agosto del 1941 il cardinale von Galen pronunciò questa omelia, la Action T4 venne sospesa. Non sto a dirvi, Hitler non era un santo, Hitler ovviamente è il male assoluto e sospese l'Action T4 perché non poteva permettersi un fronte interno con i cattolici mentre nel 41 era in guerra sul fronte dell'Unione Sovietica, quindi evidentemente le ragioni erano di politica interna, ma la decisione di fronte alla pressione delle SS che vogliono arrestare von Galen, la decisione di Hitler è quella di sospendere l'Action T4, non solo di non arrestare il Leone di Münster. Cosa voglio dire? Voglio dire che una visione profetica e una battaglia possibile combattuta con coraggio possono davvero toccare il cuore del faraone. Questo siamo noi, questo dobbiamo essere. Se quelle parole riuscirono a fermare Hitler, ripeto, a fermare Hitler al massimo del suo delirio omicida, al massimo della sua dimensione di potenza, noi non siamo in grado di assumere una dimensione profetica di questo livello e davanti al caso Charlie Gard farne caso di civiltà, esattamente secondo le parole di questo straordinario cardinale del tempo del nazismo. Bisogna essere leoni, amici miei, bisogna essere leoni in questo tempo. Perché è finito il tempo dei tiepidi, è finito il tempo del tentare di capire se non se, è finito il tempo degli articoli dell'Osservatore Romano che dice Gesù sarebbe stato in silenzio, non sarebbe stato in silenzio, non è proprio possibile che Gesù in questa condizione avesse scelto la strada del silenzio. Lo voglio dire con franchezza, dobbiamo essere leoni. Mi piace Irene Stagliano che dice bisogna magnasseli, bello alla romana. Dobbiamo essere leoni, dobbiamo prendere esempio dalla grandissima storia della battaglia davvero spes contra spem che i cristiani per millenni hanno combattuto sempre a favore della dignità della persona umana e dei più deboli per combattere come mai prima in questo momento storico. Noi questo dobbiamo fare, questo dobbiamo fare e se permettete,
parlando di leoni, questo dobbiamo essere. Questo dobbiamo essere. Mi dispiace, questa strada della scelta del silenzio, della cosa, perché se no c'è l'accanimento mediatico, le cose stronzate che dice Don Mauro Leonardi e purtroppo scrive e poi rimangono e poi diventano virus che arrivano fino all'Osservatore Romano, non mi convincono per niente. Noi dobbiamo essere leoni in questa fase. Dobbiamo essere capaci di smuovere spes contra spem ciò che sembra impossibile smuovere. Davvero il lavoro che dobbiamo compiere è da questo punto di vista determinante. Come dice bene Flaminia Longobardi, il silenzio è dei complici. Il silenzio è dei complici. Ora dobbiamo davvero preoccuparci di pregare. Questa è la nostra sera di preghiera, notte di preghiera, notte di veglia. Fatemi salutare Corrado Salonia dal PDF di Avola, straordinario risultato il PDF ad Avola, più dell'11% dei voti, 3 eletti, straordinario risultato, grandissimo Corrado. Fatemi salutare di nuovo Davide Damiano, Antonio Brescia, Mirta Negri, che dice non è una battaglia solo per i cattolici, questa dovrebbe essere una battaglia per tutta la civiltà europea del 2017, visto quello che sta accadendo nei Paesi Bassi. Esattamente, è una battaglia di tutti gli uomini di buona volontà, assolutamente non confinabile nei meandri cattolici. Dobbiamo essere in grado di parlare con nettezza, sapendo che il nostro confine non è la parrocchia, il nostro confine è il mondo, come è sempre stato il confine dei cristiani nel mondo. Giuseppe Focone cita il classico: se questi tacessero griderebbero le pietre. Noi dobbiamo riuscire a essere, da questo punto di vista, determinati e determinanti. Saluto anche Gloria Callarelli, Luigi Acampra, dice tutti uniti altrimenti non si fa niente, uniti in una dimensione organizzativa forte, altrimenti sparsi in 10.000 rivoli non faremo niente davvero. Serve una dimensione organizzativa, perché come dice Roberto Mura, qui sono schierati gli eserciti della vita e della morte, e in guerra si va con gli eserciti, ma sapendo fare la guerra, altrimenti gli fai le carezze all'esercito avversario. Poi loro hanno la bomba nucleare e noi la mazza fionda di Davide, questo è probabile, ma sappiamo che la pietra può essere guidata verso l'obiettivo, e dunque la battaglia dobbiamo compierla. Quest'altro che vuole? Continuate a non rispondere. Qual è la domanda? Che domanda c'hai, Alessio Maltagliati, che ti lamenti? Che ti lamenti? Sei qua, sei venuto a provocare? Non ho capito. Qual è la domanda? Vediamo quale fregnaccia ci devi chiedere. Saluto Emiliano Velasco, saluto Giovanni Riva. Emiliano Velasco dice una cosa importante: è il momento di essere coraggiosi rischiando del nostro. Eccoci qua, rischiamo del nostro, mettiamoci la faccia. Diamo davvero battaglia in questo senso, facciamo tutto ciò che è necessario fare. Ti stanno per bloccare, mi dice Graziella Fontana. È probabile, come al solito mi metteranno il bavaglio. Anche per questo ho cercato di non fare le dirette tutti i giorni, perché ormai se parlo tutti i giorni qualcuno si agita, tra i nemici e pure tra gli amici. Poi ho scoperto che qualche segnalazione arriva anche da, diciamo così, ambienti, chiamiamoli nostri, ma... E vabbè, ma insomma, sopporteremo tutto con grande attenzione. Saluto Giovanna Federica Bonazzi, Daniela Scavolini, Stefano Terraneo in Olanda, lo possono già fare, ma alcuni medici stanno firmando petizioni per tornare indietro, quando la palla comincia a correre sul piano inclinato, esattamente. Saluto Mattia Sala che dice Brescia presente, saluto Paolo Rinaldi, Danilo Bassan, Popolo Famiglia di Padova, che sta tra l'altro crescendo molto significativamente. Il lavoro che dobbiamo fare a questo punto è davvero determinante da questo punto di vista: capacità organizzativa, lettura dei fenomeni in termini analitici,
dei fenomeni culturali, giuridici, politici, storici, in termini analitici, non emotivi. Analitici, dobbiamo sapere com'è che si blocca una sentenza, come si blocca Nicholas Francis, cosa serve dire e fare per modificare quella decisione, come possiamo essere noi coinvolti nel processo decisionale. Questi sono gli elementi. Non possiamo fare il pubblico che tifa da fuori. Se facciamo il pubblico che tifa da fuori, non conta niente, che poi decide l'arbitro, decidono le squadre in campo. Noi dobbiamo essere almeno la squadra in campo, almeno la squadra in campo. Saluto Paola Zen, saluto Carla Lodi da Forlì. Oggi ci sono anche mia moglie e mia figlia. Saluto Daniela Manganotti. Stanotte è una notte di preghiera. Stanotte è davvero una notte di preghiera. Leonida Centurione, che poi è Danilo Leonardi, che è stato censurato su Facebook, dice: questa nostra negazione del diritto di parola è uno scandalo. In Italia l'articolo 21 della Costituzione è espropriato dal potere sovranazionale dei social network. Questa notte di preghiera dobbiamo però renderla feconda, e renderla feconda affinché Charlie Gard, questa vicenda incredibilmente straordinaria di un bambino immobile che però sta muovendo il mondo, sia modello di quello che possiamo costruire da domani in poi, nella battaglia che si fa in tribunale per la vita di Charlie, ma per l'intera civiltà giuridica europea, che non può assegnare a nessun signor Nicholas Francis la decisione di sopprimere un essere umano in virtù della sua disabilità. Questo lo facevano i nazisti, non lo fa l'Occidente, non lo fa l'Europa cristiana. Qui proprio che tutto deriva dall'aver voluto rimuovere la radice cristiana dall'Europa. Rimuovendo quella radice siamo arrivati a poter legittimare di tutto. Ma noi non accetteremo questo, e dunque la preghiera serve stanotte a far sì che Dio ascolti il nostro grido di dolore, che ammorbidisca il cuore impietrito del faraone, salvi la vita a Charlie, ma ci conduca anche a una dimensione organizzativa e capace, come dice Nicola Di Matteo, perché abbiamo una grande responsabilità. Ha ragione Nicola Di Matteo nel dirla. Abbiamo una grande responsabilità. Saluto anche Monica Sismondo, Paola Perissinotto, Michela D'Adamo, che grida via i nazisti dall'Europa e dal mondo. Giovanni Messina dice che il caso Charlie Gard diventi il paradigma di una nuova palingenesi. Flavio Rozza dice: siamo tutti uniti nella preghiera, fino ad ora, con l'aiuto di Dio, un piccolo miracolo è già avvenuto, dobbiamo perseverare. Saluto anche Corrado Fantini, Agata Bruno, Marcello Carta. E allora io adesso vi saluto, vi ringrazio per questa diretta. Non so se domani riusciremo a sentirci nella, diciamo così, frullatore degli eventi, anche se credo che gli eventi si allungheranno almeno fino a giovedì, dunque avremo dei giorni per riflettere. Noi avvieremo la nostra riflessione sul quotidiano La Croce. Lo dico sempre: chi vuole scrivere sul quotidiano La Croce, magari le proprie riflessioni anche sul caso Charlie Gard, può mandare i suoi articoli ad adinolfi@gmail.com, cioè anche a me direttamente. Da Silvia Avanza, che adesso sente e vede. Noi li pubblicheremo, 8.000 battute almeno, mi raccomando, non fatemi gli articoletti da scuola, il temino della scuola elementare, non ci interessa, servono riflessioni strutturate, ma non solo sul caso Charlie Gard, su quello che volete. Ovviamente La Croce è un giornale aperto al nostro popolo, dunque chiunque vuole può scrivere ad inolfi@gmail.com, per scrivere a me direttamente e per scrivere sul quotidiano La Croce. Valeria Roselli dice: grazie Mario, preghiamo tutti fortissimo. C'è David Howard, saluto anche Augusto Caratelli, che è arrivato ormai fondamentale dirigente del popolo, della famiglia a Roma e nel Lazio. Saluto Albino Marino, saluto Paola Tavilla, saluto Nicolò Marino,
Buonanotte popolo, fa Nicolò Marino, che è una citazione da un film di Luigi Magni, non diciamo particolarmente benaugurante, visto che era un'esecuzione di una condanna a morte che viene preceduta dal Buonanotte popolo. Saluto Massimo Dal Passo, Felice Antonietta, Giovanni Battista, Nicola Di Matteo, ci ricorda i 3 anni, compleanno di 3 anni per il suo figlio Giosuè, che ha avuto una nascita travagliata. Auguri a Giosuè, un altro bambino meraviglioso. Saluto Anna Luciano, che dice uniti in preghiera. Grazie anche a Rosa Greco, a Domenico Di Cugno, ad Angelo Salvatore, che dice avanti tutta popolo della famiglia. C'è Cecilia Biancarelli, vi chiedo un mi piace e un condividi sulla vostra pagina. Luigi Acampora ringrazia Laura Bolognini, che l'ha invitato alla diretta. Vedete, questo è il meccanismo con cui si riesce a diventare popolo in maniera molto più ampia. Saluto Alessandro Cocco, che da Trieste fa il ministro del confine dell'impero. Saluto Giovanni Pecora. Però vedete, invitando, facendo il mi piace, condividendo sul vostro profilo, riusciamo a coinvolgere più persone possibili in questa battaglia, ed è ovviamente il lavoro che dobbiamo compiere in maniera più efficace possibile. Più persone seguono queste, diciamo, dirette, che sono un po' didattiche, mi perdonerete il tono qualche volta pedagogico, diciamo così, ma servono a far evidenziare alcune tematiche, più questo tipo di consapevolezza diventa crescente nella nostra realtà, nella realtà che segue il popolo, la famiglia e i suoi dintorni. Saluto anche Silvia Lucchetti, Monica Ciurli, Claudia Brignoli, che chiede una preghiera per sua figlia in ospedale. Ovviamente pregheremo per tua figlia, cara Claudia. Mi spiace, spero davvero non sia nulla di grave. Un abbraccio a tutti voi. Noi ci ritroviamo nei prossimi giorni per commentare le vicende, però ripeto, chi volesse scrivere il quotidiano La Croce ha tutta la possibilità di farlo. Adinolfi@gmail.com. Seguiteci ovviamente anche sulla Croce per avere le informazioni e le riflessioni più articolate intorno al caso Charlie e non solo. Da Maria Adinolfi una buona serata a tutti, Santa Domenica a tutti gli amici del popolo, la famiglia e dintorni, e un abbraccio davvero soprattutto. Pregate per Charlie, pregate per la civiltà cristiana in Europa, che non perda questa decisiva battaglia. La figlia di Claudia aspetta 2 gemelli, e allora che sia gioia nella vita che nasce. Un abbraccio davvero a tutti voi.